Vado, ci troviamo nel Palazzo Augusti Castalcane, delle 100 finestre, sopra Senigallia, per una straordinaria e unica mostra dedicata all'armo di cavalleria, con aneddoti, cimeli, ricordi e la grande fotografia mondiale. 100 anni di fotogiornalismo da Henri Cartier-Bresson a Giorgio Pegoli. Adesso siamo nella Sala delle Aquile, affrescata tra l'altro da Felice Gianni, il grande decoratore del Settecento italiano e francese. In questa sala ho voluto allestire una mostra assolutamente esaustiva di quello che è stata la cavalleria. Qui abbiamo un plastico strepitoso che parla della famosa battaglia di Governo, dove Genova Cavalleria nel 48 rubò lo stendardo agli austriaci. Poi purtroppo quella guerra si interruppe, la prima guerra di indipendenza, però sul Mincio, nel castello di Governo. Poi abbiamo delle divise assolutamente straordinarie, qui una grande uniforme dei cavalieri di Lucca, della bandiera argentina, siamo nei primi del Novecento, guardate che bella. Questo è un capitano con i suoi alamari, con i suoi gradi, cavaliere di Lucca. Qui abbiamo la mantella, la mitica mantella degli azzurri cavalieri di Flanella del primo del Novecento. Qui abbiamo una grande uniforme del Nizza Cavalleria del 1934, affascinantissima, vedete con le spalline dorate, con la bandoliera. Il Nizza è il primo dei reggimenti storici. Poi qui ci spostiamo e abbiamo ovviamente le lance autentiche. Tutte queste cose sono state date per la mostra, e la voglio ringraziare, dal capitano Manganelli della sezione di Reggio Emilia, dell'ANAC di Reggio Emilia, sala storica di Reggio Emilia. Qui abbiamo la giubba nera dei lancieri di Milano, il reparto dove il conte Gino Augusti, mio nonno, ottenne nel 19 giugno del 18 la medaglia d'argento sul campo perché salvò l'Italia bloccando gli austriaci a Monastir. Questo è dei lancieri di Milano con l'amaranto, perché ogni reggimento ha un colore nel collo, del 1903, guardate il fascino e la bellezza di queste divise. Poi qui ci spostiamo e abbiamo un bellissimo Spencer, elegantissimo, un soprabito in uso negli anni 20. Qui una foto storica dove si ritrae Umberto II con il conte Augusti e il grande ufficiale di Pinerolo degli anni 20. Qui abbiamo una bellissima divisa uniforme appartenuta al grande colonnello Rodovido Ripa di Meana dei lancieri di Vittorio Emanuele. Qui siamo già nel 42, ovviamente. Qui c'è la sciabola di cavalleria dei lancieri di Novara, dove è servito il conte Augusti dal 28 al 35, con lo stemma dei lancieri di Novara sopra il camino, dove campeggia anche lo stemma con il motto Albi Sardua, che è il quinto reggimento lancieri di Novara, sul cammino settecentesco del palazzo. Ci spostiamo con un uniforme dei lancieri di Firenze, modello degli anni 40, dove il conte Augusti appunto si era prestato servizio come colonnello, comandante della 7ª divisione appiedata lancieri di Milano sulle coste di Soverato Marina. Qui affascinantissimi troviamo il mitico elmo dei dragoni, che riguardava i primi quattro reggimenti di cavalleria. Poi abbiamo il képi dei cavalleggeri, dal decimo al trentesimo, e abbiamo il colbacco dei lancieri, quindi tre tipi: dragoni, lancieri, cavalleggeri. E questo del Savoia, un cappello dei Savoia, il numero, il del Savoia, scusate, dell'Aosta de Fer, coloniale. Questa invece è una divisa già degli anni 60 del Savoia, un tenente del Savoia in uniforme, molto affascinante e particolare. Qui il medagliere del conte Augusti con il berretto nono lancieri della prima e seconda guerra mondiale, le bustine, le varie onorificenze, per spostarci poi sulle spalline da capitano delle bombarde e da tenente di cavalleria. Qui invece abbiamo un'altra giubba degli anni 30 del mitico Savoia Cavalleria. Qui la lettera del re quando il conte Augusti muore, di Umberto II, molto particolare. Il famoso, ci spostiamo sulla destra, il famoso foulard di seta Ratti, fatto con tutte le insegne della cavalleria italiana. Questo piace molto ai signori perché se lo mettono intorno al collo. A scendere una giubba di campagna dei lancieri di Aosta, numero 6, questa del 1903, quindi inizio proprio secolo. E tra lampadai di Murano Carezzonico, bandiere e alabarde e lance, abbiamo voluto raccontare e racconteremo la grande storia della cavalleria italiana dal 21 di giugno fino al 30 di settembre. Qui a Palazzo Augusti Castracane, Brugnetto di Senigallia, Ripe. Vi aspetto tutti, è imperdibile.